qualche migliaio, tra donne, uomini, bambini e animali. Non moltissimi, considerando le tante adesioni politiche della vigilia. A cominciare da quella di Romano Prodi, che incoraggiandoli ha assicurato: stiamo facendo un lavoro serio perché la moratoria alle esecuzioni capitali venga approvata finalmente dall'ONU. Appunto per sostenere e rafforzare l'iniziativa del governo italiano, i radicali di Nessuno Tocchi Caino e la comunità cattolica di Sant'Egidio hanno organizzato questa marcia di Pasqua. Una battaglia difficile, ha ricordato il Presidente del Consiglio. Ad applicare sistematicamente la pena di morte sono alcuni fra i più grandi paesi del mondo. Un primo esame è previsto per il 23 aprile prossimo, quando la proposta di moratoria sarà posta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Siamo venuti? Buona Pasqua a voi, uomini e donne di Roma e d'Italia, il mese di pace che ogni anno in questo giorno santo si rinnova con vigore, giunga agli abitanti dell'amata nazione italiana e rechi soprattutto alle famiglie la gioia e la serenità del Signore risorto. Espressione francese: Le Christ est ressuscité. Benedetto XVI, concedi a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Marciando dal Campidoglio a San Pietro, i manifestanti speravano di ottenere, se non l'adesione esplicita, almeno un accenno dall'omelia o dai saluti pasquali del Papa. Sventolando le bandiere, lo hanno atteso invano, con pazienza, fino alla fine. Beate Maria, sempre Virginis, beati Michele, Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri.